In diretta e partiamo. Ok, perfetto. Hermes, mi alzi un po' il volume di Martina? Fammi sentire la tua voce? Mi senti bene adesso? Sì, Ok. adesso ti sento molto meglio. Ah, entra no, non sento ritorno. Sì, Ale, se tu ti fai vedere un attimo. No, probabilmente sono io, aspetta. Eccoti qua, ok, sei tu. Va bene. Allora, adesso partiamo con la diretta, quindi non saluto Martina, la rivedo quando partiamo. Pronta? Ok, perché siamo a 58. Vabbè, ti piace la foto che abbiamo scelto? Sì, è di qualche anno fa, credo, però. Hermes ha fatto qualche ricerchina sul tuo profilo e questa qua era troppo luminosa per non sceglierla. Ero al mare. Ah! Qui, però, ero al mare. Sperando di poterci tornare presto. Si Ok. spera, chi lo sa. Ok. Che dici? Siamo quasi pronti. Ok. Ci siamo. Ok. Adesso ti silenzia, quando partiamo ridatti l'audio, ok? Ok, perfetto. Grazie. Buonasera e bentornati alle interviste babilonesi. Stasera siamo con un personaggio molto interessante. Avete visto all'inizio quella grandissima zoomata dall'universo pian piano fino ad arrivare ad un piccolissimo centro che si trova in Italia, mezzo della pianura padana, in provincia di Bologna. Parliamo di una piccola cittadina che si chiama Minervio. Siamo a Minervio e a Minervio c'è una biblioteca e c'è una biblioteca di cui siamo tutti quanti molto orgogliosi, che in questo periodo ovviamente lavora come possono lavorare le biblioteche. Noi facciamo sempre queste interviste collegandoci un pochino a quella che è la situazione legata a questo momento particolare che stiamo vivendo, quindi cerchiamo di sondare un pochino come vanno le cose in vari settori. E stavolta abbiamo scelto di parlare con una delle bibliotecarie appunto Biblioteca di Minervio, perché è colei che quando entriamo, quando accediamo, ci accoglie comunque sempre con un sorriso radioso. Parlo di Martina Renda. Ciao Martina. Senti, Buonasera, ciao Maria. grazie di essere con noi e di aver accettato questa intervista, Molto perché con volentieri. te vorremmo parlare di un po' di cose. Vogliamo parlare un po' di biblioteca, ma soprattutto di altro. Parliamo di luce. È primavera?
in tuo onore mi sono preparata primaverile. Dal momento che sei un raggio di sole nelle nostre vite, volevamo che il resto del mondo ti potesse conoscere. Grazie. Grazie per il raggio di sole e grazie anche per la bibliotecaria, perché diciamo che i ragazzi sono loro i veri bibliotecari, io sono un aiutante più che una bibliotecaria. Però, insomma, mi piace stare in biblioteca, ci sto molto volentieri. Ecco, ma in questo periodo ci sei in biblioteca, ma come funziona? Avete anche la possibilità di accogliere? Allora, diciamo che da lunedì possiamo accogliere, però sempre su appuntamento. Con la zona rossa, diciamo che facevamo prestito, si chiama prestito takeaway. Insomma, voi ci chiedevate i libri e noi ve li preparavamo e voi passavate a prenderli. Adesso invece si può anche chiacchierare un attimino con voi ragazzi. Non te lo so dire con certezza, ti so dire con certezza che si può accedere allo scaffale. Ok. Allora, in realtà abbiamo chiesto a Martina di essere con noi, perché Martina è una ragazza con una grinta, un'energia e una luce interiore veramente molto forti. Come recita la frase, cioè, sui profili Facebook, no? C'è la possibilità di mettere un motto. Il tuo è? Il mio è, oddio, l'ho messo tanto tempo fa, Ha e quindi il mio è che un giorno senza sorriso è un giorno perso, o probabilmente comunque qualcosa che ha a che vedere con il sorriso, che ne avevo messo uno anche su WhatsApp, ma in questo momento non mi sovviene. Aspetta, se vuoi te lo controllo, perché però sì, è vero, io uso molto la parola sorriso, quindi allora. Probabilmente l'avete Allora, rubato. innanzitutto ti porto i saluti di Antonella Nasti, Martina. Ciao Antonella! Allora. Allora, aspetta che adesso ti apro. Eccolo qua. Dove sto? Qui. Ah, l'arma migliore per affrontare la vita, il sorriso. Ecco, vedi. Avevo Appunto. scritto qualcosa di simile. Che abbiamo riportato anche nella promozione di questa intervista. È un'arma fondamentale nella vita di chiunque, secondo me, ed è, credo, la chiave che hai trovato per interagire con la vita. Allora, innanzitutto, Martina ha una disabilità. Ci spieghi tu di che cosa si tratta? Si tratta di una malattia che è venuta fondamentalmente perché io sono nata troppo presto. Sono nata piccola piccola. Pesavo 1,170 grammi. Mia mamma dice probabilmente lì dentro proprio non ci volevo stare, per cui ho deciso di venire fuori un pochino troppo prima. Questo ha fatto sì che venisse questa malattia che si chiama tetraparesi spastica. Il problema, diciamo, più grosso che mi ha causato, che è quello che vedete, è il fatto che le mie gambe non funzionano e non mi permettono di camminare da sola. L'altro problema è che purtroppo i miei muscoli sono molto molto più rigidi del normale. Io ho un problema che si chiama ipertono muscolare, che è quello che è un po' più fastidioso da controllare, perché se si abbassa troppo sono dei problemi, insomma. L'altro problema che poi sorto più avanti, quando sono cresciuta, è un problema che possiamo fondamentalmente avere tutti, che si chiama scoliosi. Credo che più o meno tutti sappiano
cos'è. Questo problema mi ha portato prima a portare un busto per un anno e mezzo, due, se non ricordo male, e poi siccome il busto non risolveva il problema, siccome il busto non risolveva il problema, hanno deciso che serviva un intervento e il 27 giugno del 2006 ho subito un intervento alla schiena per rimettere la colonna vertebrale nella posizione corretta, perché non era più, era tutta un po' storta, andava un po' per i fatti suoi. Che dirvi? L'anno dopo, per diciamo controllare meglio i problemi che io ho alle gambe, io ho i muscoli delle gambe che sono più corti del normale, quindi crescendo il mio muscolo non si allunga nella maniera diciamo corretta, rimane più corto e fa male. Per cui anche lì ho avuto questo problema e ho allungato questi muscoli. Ho fatto un intervento anche in questo caso. E poi l'ultima sorpresa, diciamo in ordine di tempo, è stata sempre l'anno dopo, durante una vacanza, ho dovuto fare una revisioncina alla schiena perché un bulloncino ha deciso di venire fuori proprio mentre ero in vacanza. E quindi, insomma, ogni tanto è capitata anche questa, ecco. Praticamente è una vita in costante contatto con i medici. Abbastanza, sì, è vero, ma adesso sono in un periodo abbastanza tranquillo, nel senso che ho i miei soliti fastidi curati con la fisioterapia, con l'osteopata da qualche mese, però sì, ho avuto periodi dove il camice bianco lo vedevo e lo frequentavo spesso. Adesso sono cresciuta e diciamo che il patto con la mia dottoressa è che gli interventi dovrebbero essere terminati, tutte le corna facendo, nel senso che ho raggiunto un minimo di stabilità per quello che riguarda comunque una malattia che per me resta comunque abbastanza stabile, non è una patologia, diciamo, degenerativa, per cui ho i miei momenti buoni, i miei momenti meno buoni, però adesso sto abbastanza dentro, non mi lamento, ecco. Allora, Questa è un pochino la storia in breve. a questo punto mi viene spontanea una domanda. Proprio perché la parola sorriso è una parola molto ricorrente, anche nel tuo profilo ne parli spesso, è proprio il modo in cui ti rapporti. È una necessità e una conseguenza? È un modo di essere? Diciamo che se magari ho dei momenti brutti, ne ho avuti, per carità di Dio, ne ho avuti e ne ho, però non sono mai stata quella persona che al di fuori voleva far trasparire la tristezza o comunque la fatica di stare su una carrozzina che non vi dico mica che è divertente, eh. Non lo è, però insomma, non mi andava, ecco, di essere una nuvoletta grigia che andava in giro, per cui forse il sorriso è il modo in cui cerco di sdrammatizzare un pochino tutto quello che mi succede. Chiaro è che anch'io ho le giornate grigie, non voglio assolutamente giudicare chi magari
sorride un po' di meno rispetto a me, però io ho trovato questa chiave, poi non so, magari qualcun altro si sente un po' meno brillante, ecco. Io cerco così, sdrammatizzo e scherzo e sorrido sempre, è difficile che sia giù. Ovvio, chi mi conosce sa che posso avere delle giornate non proprio brillanti, e devo dire che chi mi conosce molto bene lo nota, perché ha un occhio particolare rispetto, insomma, si vede quando non è la mia giornata, si vede. Senti, fare un lavoro in contatto con il pubblico aiuta o magari complica un po' le cose? Bene o male, tutti quanti quando la giornata è storta siamo obbligati a sorridere se lavoriamo in uno Io, sportello, guarda, tanto per dire. insomma, mi fa piacere dirlo, puoi dire, in diretta, anche se credo di averlo detto anche in privato. A me la biblioteca, in questo caso la biblioteca di Minerbio, ha fatto molto bene, nel senso che anche quando ho delle giornate storte, è il posto dove dimentico la giornata storta e penso d'altro. Oppure mi sfogo anche, perché mi capita anche di fare due chiacchiere con i colleghi. Però non mi dà assolutamente fastidio lavorare con il pubblico, anzi mi piace molto, sono molto affezionata ai minerbiesi, e quindi sono molto contenta di stare in biblioteca. E c'è Stefania Minoccheri, che immagino conosci, Ciao che Kelly! infatti ti saluta e dice: Martina, una piccola guerriera. E Patrizia Tostani, che invece non conosci, perché non è della zona, dice che sei una forza. Allora, il fatto di lavorare in una biblioteca, comporta un vantaggio per una tua passione, perché da quello che ci siamo dette quando ci siamo incontrate un po' di tempo fa, mi sembra che tu abbia una sana passione per i libri. Sì, io se ho tanto tempo leggo abbastanza e leggo anche abbastanza in fretta. Quindi sì, la biblioteca l'ho scelta proprio perché mi piacciono i libri, perché altrimenti non ha senso stare in biblioteca se non ti piacciono i libri, secondo me, comunque. Allora, ci sono sicuramente, è una leva che abbiamo un pochino tutti, però ci sono sicuramente dei punti di forza, come dire, quelle ancore che consentono di ritirare fuori il sorriso, anche quando magari quella volta il sorriso non ci viene proprio spontaneo. Se vuoi sapere da chi vado quando sono giù di morale, dalla mamma, a seconda dei casi. Quando non è il caso di disturbare la mamma, disturbo la mia migliore amica, con la quale stiamo al telefono ore e ore e ore, e lei sente tutti i miei problemi, tutti i miei casini, eccetera, eccetera. E poi, insomma, dipende. Sono fortunata, ho una grossa cerchia di amici, e a seconda del problema, diciamo che scelgo il confidente più adatto. Allora, un po' di tempo fa tu mi hai detto una cosa che mi ha colpito molto, era decisamente interessante. Non so se ti ricordi, ti avevo parlato di un'altra intervista che mi stavo apprestando a fare con un'altra amica, una ragazza.
anche lei che ho avuto modo di conoscere di persona, ma poi il contatto è rimasto in rete. E lei ha un problema, una disabilità che però è, come dire, è in corsa successivamente, quindi è arrivata nel suo percorso, non c'è nata. E tu mi hai fatto notare che l'approccio alle cose in fondo è molto diverso quando ci nasci. Sì, perché a parte quella famosa data, che è la data che ti dicevo prima, cioè la data dell'intervento alla schiena, che ha un po' cambiato le cose, io non lo so che cosa voglia dire camminare da sola. Io al massimo so che cosa voglia dire camminare con le stampelle. Questo lo so, cioè l'ho saputo. Adesso purtroppo le stampelle non sono più utilizzabili, però io non lo so che cosa, ti ripeto, non lo so cosa voglia dire camminare da sola, quindi non so che cosa ho perso, perché non l'ho mai avuto. So, ti posso dire che ho perso la possibilità, come ti dicevo, di usare le stampelle, perché è un po' difficoltosa la faccenda, non credo che sia più fattibile. Poi domani la mia terapista sarebbe in grado di smentirmi, se ci riusciremo non lo so, però diciamo che la chiave di quella porta è nascosta da qualche parte, non sappiamo se salterà mai fuori di nuovo. Ho perso la possibilità di fare un gradino delle scale, quello sicuramente sì. Lo facevo a 4 anni e adesso la vedo veramente difficile, però ti ripeto, io non ho mai camminato da sola, quindi non c'è per me quel prima lì, c'è un altro tipo di prima che mi manca un pochettino, però è così. Dovresti intervistare una persona che ha subito questa disabilità dopo, e personalmente penso che se io sono abbastanza arrabbiata in certi momenti della vita e in certi momenti della giornata, perché la signora Carrozza quando vuole sa farsi detestare molto, penso che una persona che sapeva cosa voleva dire camminare e non può più farlo, sia abbastanza arrabbiata con la vita. Poi non mi permetto di dire oltre, capito, di persona. Hai usato un termine piuttosto coraggioso perché non credo che sia molto, molto facile utilizzarlo. Ti volevo dire, Simona, la ragazza di cui parlavamo prima, ti saluta e conferma che i libri salvano sempre. Quindi salva un pochino chiunque. No, ti dicevo, il fatto che tu abbia usato questa parola lo trovo particolarmente importante perché, come dire, è come se avessimo tutti un po' una visione, un'immagine anche quasi romantica in certi momenti. Di determinate situazioni. Quindi, ovviamente, vedendo te esattamente come appunto la Simona di cui parlavo, così proattive, così luminose in un certo senso, è come se fosse l'immagine bella del disabile, quella che ci mette un pochino in pace anche con noi stessi. Invece il lato della rabbia sembra quasi aggravare in un certo senso le cose. Quindi è molto interessante che tu abbia usato questa parola. Beh, bisogna, diciamo, come ti posso dire, imparare a governare un qualcosa che è abbastanza difficile da governare, perché
Parto sempre da più indietro. Quando, come dire, cominci un certo tipo di percorso, no? Cominci a fare un intervento, diciamo, è un, sai, facciamo, c'è la convalescenza, c'è tutta una serie di cose. Poi dopo un intervento te ne arriva un altro e dice vabbè, Poi ad un certo punto, quando mi metti un po' in fila, dici, sai cosa c'è? Sarei anche un po' forse stanca. Dopo che dici che sei stanca, dopo però dici, anche se mi stanco, mi tocca questo, per cui il fatto di riuscire a un certo punto a smettere di farsi, come dire, quella domanda, non so se ti è mai capitato di fartela, perché a me, io ho smesso, non me lo chiedo più, perché non vado da nessuna parte, mi arrabbio e basta. Poi nulla toglie che certo, quando per l'ennesima volta nella mia vita la cervicale rompe le scatole e lo vedete, non è che io sorrida così. Certo che sono arrabbiata, però poi c'è chi si prende cura di me e mi dice, dai Marti, la mandiamo a quel paese anche questa volta. È un po' vivere un po' così, tra l'arrabbiato e il sereno, cercando di mantenere un equilibrio un po' strano, perché in fondo sai che il problema è sempre un po' con te, no? Ogni tanto io l'abbandono la carrozzina, però lei torna e mi dice, sai che c'è, che io sono sempre qua, sei sempre qua. Per cui o si sorride, o ci si scherza su, nei limiti, non vorrei mai che ci stesse ascoltando qualcuno che dice che io dico che essere disabili è divertente, Maria, non scherziamo su questa Ok. cosa, perché non vorrei toccare dei nervi un po' scoperti. Senti, questa cosa mi fa pensare anche a un altro aspetto che abbiamo spesso, come dire, anche come modo. C'è tutta questa retorica, anche un lessico legato a immagini di guerra, sostanzialmente. Questa tendenza a definire guerriera, combattente. Ecco, è un tipo di immagine in cui ti rivedi, che condividi o che in qualche Ma maniera può disturbare, non so. non lo so, cioè ti devo dire che in certi periodi della mia vita lo sono stata, ma perché me ne capitava una dietro l'altra, per cui io ti, cioè, o tiri fuori, come, scusami, o tiri fuori un po' di coraggio, non vorrei usare un termine che non mi sembra carino per una diretta Facebook. Oppure dice, vabbè, cosa facciamo? Piangiamo tutto il giorno? Non so. Cosa che tra parentesi ho fatto, perché quando alle 7 di sera ho fatto la visita che mi diceva che mi dovevo operare, io sapevo perfettamente che questa operazione la dovevo fare, non è che non lo sapessi, quando il medico ha confermato, io ho pianto. Tornando a casa di notte, andando a scuola, cioè ho pianto 24 ore filato, quindi la combattente, sì, forse stona un po' con, ma perché? Perché le forze poi, io lo dico sempre, quando mi chiedono dove le trovi, dico, non lo so, forse mia mamma, le persone che mi vogliono bene. Forse questo benedetto carattere che dicono che il mio carattere sia bellissimo, io a volte lo detesto, perché mi rendo conto di essere pesante, quindi mi autodetesto io, quindi non lo so, alle volte sì, alle volte no. Il termine forza, anche il termine forza, sono una forza, sono. No, sono una ragazza che di fronte ai problemi dice,
Va bene, problema, affrontiamolo, vediamo come. Ecco, spero di più o meno averti risposto, nel senso che Senti, non mi ho. visto che appunto sei su una carrozzella, il mondo circostante ti sembra che cominci a essere pronto? Nel senso, io ricordo quando avevo i bambini piccoli, portare il passeggino diventava spesso un momento veammente drammatico, perché salire e scendere, cioè, trovavi sempre che solo la macchina davanti a sali e scendi, diventava difficile per me, che dovevo semplicemente portare dei bambini in una carrozzina. Vivere su una carrozzina è leggermente diverso da quello. Sta migliorando un pochino il mondo circostante, o c'è ancora tanto da fare? Nella misura in cui anche un'intervista come questa aiuta a parlarne di più, a far capire che comunque, come dire, noi siamo amanti del no scalino, sia ascensore e insomma, non ci piacciono, ecco, gli scalini in generale, le scale, o comunque avremmo piacere di avere un mondo che ci permetta di girare in maniera più libera. Io personalmente ti dico che se fosse soltanto un problema di barriera architettonica in senso fisico del termine, per quello servono solo, tra virgolette, tanti fondi, tu hai tanti soldi, tiri via tanti scalini, no? Fai un sacco di ascensori, sistemi, tutto quello che devi sistemare. Il problema fondamentale è che poi bisogna spiegare che una volta tolto lo scalino, magari bisogna imparare ad utilizzare il parcheggio quando tu hai diritto ad utilizzare un parcheggio, perché io non. Hai capito, no? Che cosa voglio dire? Su questo vedo dei bei passi avanti, però si potrebbe ancora fare qualcosa ed è per questo motivo che mi è anche piaciuto fare un'intervista di questo tipo, perché io te lo ripeto, più se ne parla e meglio è, nel senso che cominciamo a prendere coscienza di cosa vuol dire? Ma che cosa vuol dire? Anche solo per un breve periodo, nel senso che, voglio dire, ti rompi una gamba e devi stare su una carrozzina per una settimana. È un po' brutto da dire, me lo concedi? È una bella prova perché ti rendi conto di che cosa vuol dire. È l'unico modo per riuscirci? A mezza bocca, purtroppo, ti dico quasi di sì, perché o si ha la sensibilità di provare a metterci le mani, e ho avuto la fortuna di incontrare tante persone in questo periodo, soprattutto, che mi hanno chiesto di provare a capire che cosa vuol dire, e mi hanno ascoltato e mi hanno detto: Martina, raccontaci che cosa vuol dire, e allora tu riesci a fare un certo tipo di lavoro. Se non c'è l'interesse, non per cattiva volontà, ci mancherebbe, ma semplicemente perché magari uno non ci pensa fino al momento in cui, ops, mi capita. E quindi come mi muovo in questo mondo strano che è la disabilità, ma anche in altre forme, perché ce ne sono tanti i tipi di disabilità, e quindi si apre tutto un mondo e c'è chi ha voglia di scoprirlo. C'è anche chi non lo scopre perché si spaventa.
Simona che dice che concorda con te, che parlarne, sensibilizzare per abbattere le barriere architettoniche, ancora più le barriere mentali, perché come diceva anche Stefania Minoccheri, le barriere architettoniche spesso sono nei cervelli della gente, effettivamente è vero. Effettivamente ce l'abbiamo comunque molto noi questa barriera, infatti il riferimento che facevi alle macchine, cioè, ovviamente quello che occupa il posto che è riservato al disabile, ha una barriera mentale perché probabilmente semplicemente non gliene frega, ma materialmente non ragiona sul fatto che in quel momento non è semplicemente un abuso, ma sta proprio facendo un danno. Guarda, io sono anche buona da questo punto di vista, nel senso che, ti ripeto, io non penso che sia fatto apposta, cioè come dire, mi frego il posto del video. È fatto proprio, secondo me, senza pensare, perché non... Diciamoci la verità, sul uso dei termini che non sono abituata ad usare. Però... Per te, Maria, è normale, che ne so, andare sotto la doccia e andarci in piedi, no? Normalità, Maria fa la doccia come la fa in piedi. La mia normalità è fare la doccia, ma la faccio seduta, però faccio la doccia esattamente come te, no? Sempre doccia, eh. Sarebbe un po' carino provare che la normalità, se fosse per tutti la normalità fare la doccia seduti, nessuno si porrebbe il problema. No, ho fatto questo esempio un po' scemo per farti capire, no? No, è chiaro, materialmente in realtà è tutto molto relativo, poi era quello che la differenza che facevi prima fra il nascerci e invece finirci in corso d'opera, diciamo, perché se ci nasci quella in un certo senso è la tua normalità, non sai che cosa significa, che poteva significare. Non avere questo problema perché come dire, è qualcosa che è da sempre. Questo è qualcosa che dovremmo comunque, come dire, su cui dovremmo più spesso ragionare. Senti, una cosa, con il tuo tipo di disabilità, quindi non c'è una situazione di fragilità per cui sei tra i soggetti che devono fare particolare attenzione in questo periodo di pandemia. Faccio attenzione, però diciamo che la dottoressa non mi ha detto assolutamente Martina, non usciamo più di casa finché non passa questa cosa. Mi ha magari detto, cosa che le avevo chiesto l'estate scorsa, evitiamo la piscina perché in questo momento diventa un poco complicato frequentare la piscina. Però per fortuna mia riesco per esempio ad andare in biblioteca con tutte le precauzioni del caso, il gel, la mascherina, eccetera. Però fortunatamente sono abbastanza tranquilla. Sto attenta, perché ovviamente sto attenta. Spero di fare il vaccino presto in modo tale da essere, tra virgolette, più tranquilla. E insomma, si vive così abbastanza tranquillamente anche. La situazione Covid è un po' pesante, non poter fare tutto quello che facevi prima, ma come è pesante per me, penso che sia pesante per te o per chi ci sta ascoltando. Cioè, fortunatamente abbiamo questi mezzi che ci aprono una porta verso l'esterno, per cui non siamo effettivamente, almeno parlo per me, molto molto chiusi. Cioè, sotto proprio la campana di vetro e non comunichiamo con nessuno. Dobbiamo, secondo me, abbastanza ringraziare i social per questa finestra sul mondo che si apre. Poi, ovvio che manca poter andare a mangiare la pizza, come andare al cinema, andare a teatro, ma come manca a me, manca a chiunque altro sia.
ascolto in questo momento, penso. Martina, hai qualche sogno nel cassetto? Ah, qualche sogno nel cassetto. Ma non lo so, cosa intendi? Un sogno grande grande o un sogno piccolo? Uno piccolo e uno grande, vai. Ma quello piccolo in questo momento sarebbe un bel viaggio da qualche parte. Quello grande che non è un sogno, ma è un progetto che prima o poi l'ho detto e me l'hanno chiesto, sarebbe quello veramente di mettermi a scrivere la mia storia o comunque una storia che possa assomigliare un po' a me. Ecco. Però è un lavoro un po' complesso. Mi servono dei tempi che in questo momento non ho. Non ci Noi sono. comunque siamo qua che aspettiamo che arrivi, lo fai, così te lo presentiamo. Grazie mille, sai. Senti, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Verifica un pochino questa cosa. Cosa? Quindi ho dato in tempo reale gli interventi di tutti? Ok. Bene, senti, allora, c'è qualcosa a cui terresti molto che vorresti dire al mondo? Brutta In domanda. questo momento ti dico solo questo, e credo che sia un po' la speranza di tutti. Speriamo che questo brutto momento passi, e speriamo non di tornare al prima, ma di tornare a meglio di prima, anche se vedo che saremo migliori, non è proprio venuto fuori al meglio in questo momento. Ecco. Altro, ecco, se vuoi proprio che dica due parole sul tema stare poco bene, quello che posso dire io è che, e qui faccio diciamo un po' un cappello a quello che ho vissuto io, eh. Ripeto, non voglio toccare i nervi scoperti di qualcuno, però quello che voglio dire è affidiamoci al fatto che quando c'è un problema di salute ci sia una squadra di persone che sono fatte di famiglia, di amici e soprattutto di quei santi che hanno questo famigerato camice bianco, che veramente in questo momento in particolare si stanno occupando di questo virus che ci sta un po', ci sta cambiando la vita, però io questa cosa ci tengo particolarmente a dirla. Senza lo squadrone di medici che mi ha seguito da quando sono nata, probabilmente Martina sarebbe molto molto diversa da come adesso. Alcuni non ci sono più, cioè non mi seguono più perché sono cresciuta, altri ci sono ancora, però affidiamoci veramente a queste persone. Cerchiamo anche di fare i pazienti disciplinati, cosa che io alle volte non sono, perché faccio, lo dico come parame, però poi dopo insomma mi becco e mi sgridate e quindi torno nei ranghi, però davvero un grazie ai medici che ci sostengono in questi momenti più o meno complicati, ognuno ce l'ha i suoi. Io ho una bella squadra di maggior parte femminile in questo momento, se si è aggiunto un maschietto per fortuna, che è lo osteopata, e quindi ho i miei medici che insomma mi seguono e mi
curano e fanno in modo che il sorriso rimanga tale. Ecco. Allora ringraziamo anche noi. Senti, c'è una domanda, c'è qualcuno? Chi è? Chi è che lo chiede? C'è Hermes Bortolotti che chiede qual è il libro che ti piace di più, il tuo Il libro libro preferito. che mi piace di più in realtà è un libro nuovo perché l'ho letto da poco e ne sono rimasta innamorata, non vedo l'ora che arrivi il seguito. È I Leoni di Sicilia, forse perché parla di una regione che io amo molto e che non vedo l'ora di tornare a visitare durante le mie vacanze, però è una storia che a me è piaciuta molto, tra l'altro è ambientata. Racconta la storia di una famiglia, quindi non è ambientata ai giorni nostri. Io amo molto anche la storia, una delle materie che a scuola mi piaceva di più, e quindi tutto ciò che ha a che vedere con i costumi a me intriga molto, quindi sì, direi Leoni di Sicilia. Autore? Però, Chi è l'autore? è Stefania Auci. Ok, allora lo metteremo in prenotazione quanto prima. Comincio a segnare, ti facciamo lavorare anche fuori orario di lavoro. I messaggi chi vuole me li può sempre mandare per la biblioteca, li prendo volentieri. Ok, senti Martina, io ti ringrazio tanto per averti concesso il tuo tempo e per averci portato il tuo sorriso, la tua filosofia e anche comunque a parte tutto proprio sì, le parole che hai usato Vabbè. perché sono... Io spero veramente, io non so chi ci stesse guardando e chi magari ci guarderà dopo, però spero veramente di aver, innanzitutto di aver portato il mio e di non aver dato da pensare che Martina ha la verità in tasca. Martina non ha la verità in tasca, Martina dà una sua idea di come si potrebbe stare meglio. Mi è piaciuto molto fare questa cosa, l'avevo fatta tanto tempo fa per la scuola, tra l'altro anche come prima volta ti dico mi uscirono proprio i lacrimoni perché non avevo mai fatto una cosa di questo tipo. In questo momento forse sono riuscita a farlo in maniera diversa anche perché ho lavorato molto in questo periodo su questo tema facendo anche un lavoro come consigliere comunale, quindi ho imparato probabilmente a essere più, come posso dire, quadrata rispetto a parlare di me senza emozionarmi troppo e insomma spero che le mie avventure, come le chiamo io, abbiano dato qualche spunto se c'è qualcuno che in questo momento vive un po', come dire, un momento un po' particolare rispetto ad avere un problema fisico, ripeto, la verità in tasca non ce l'ho, spero di aver dato una mano, ecco. Dato una chiave e ti prometto che continueremo a cercare di parlare dell'argomento anche con altri ospiti. Io prometto di guardarvi perché devo dire la verità, purtroppo vi guardo sempre in differita perché a parte oggi è un orario dove di solito sono o sto tornando a casa o sto facendo delle altre cose, per cui vi guardo sempre in differita e sono molto molto contenta se insomma avete trovato questo argomento, come posso dire, degno di essere sviscerato e sviscerato, diciamo, anche appunto senza toni, come posso dire, pesanti, perché già la vita è pesante di suo, proviamo ad essere un po' più, come dire, leggeri nell'affrontare questa cosa particolare che ci è un po' capitata in sorte a me, come a chiunque altro, comunque ci capita in sorte un problema, proviamo di saltarci fuori. Allora, prima di salutarti, una piccola anteprima,
riguardo l'intervista della prossima settimana, abbiamo Barbara Morleo, maestra. È un gran piacere anche avere lei tra le nostre interviste, perché Barbara è una di quelle insegnanti che mette veramente al centro il bambino, ma il bambino, il ragazzo, chiunque sia, mette al centro l'aspetto più importante del lavoro che fa. E dal momento che c'è stata tanta polemica, no, i bambini possono stare davanti a un computer o meno, essendosi trovata in prima linea a dover affrontare una didattica a distanza con dei bambini che al computer sicuramente ci stanno, ma per guardare cartoni, per fare cose del genere, ma non per fare una lezione. Siamo molto curiosi di conoscere questa esperienza di cui parliamo, però insomma, chi la vive direttamente la conosce sicuramente meglio. Quindi vi aspettiamo venerdì prossimo con Barbara Morleo e ringrazio ancora tantissimo Martina per essere stata con noi e grazie anche Alessandra per essere stata in chat con noi a seguire in diretta la diretta. Grazie. Ciao! Ciao.